Pace a voi, ancora oggi siamo con voi attraverso questo video, grazie anche alla tecnologia che ce lo permette e grazie a Dio anche per questo. Vi ringrazio, ringrazio tutti quanti per la pazienza e anche oggi certo cerchiamo in qualche modo attraverso la parola di Dio portare un incoraggiamento nelle case di tutti quelli che desiderano ascoltarci. E quindi desideriamo come ogni volta iniziare con una preghiera e lo facciamo con tutta umiltà davanti a Dio. Diciamo grazie, oh Padre, grazie per la tua bontà, grazie perché tu sei sempre Dio, sei l'Onnipotente, sei colui che ha ogni cosa sotto il proprio controllo. E a quel Dio grande, meraviglioso che noi ci appelliamo e quindi ci sottomettiamo con tutta umiltà. Grazie, oh Padre, grazie veramente per ogni tua meraviglia. Ti ringraziamo per tutti i benefici, ti ringraziamo anche per questo tempo che tu ci stai dando per parlare di te, per parlare della tua parola e che veramente la tua parola possa veramente arrivare nei nostri cuori, fermarsi e veramente immettere in noi quella fede che viene dall'alto, che viene da te. Grazie, oh Padre. Cerchiamo certo l'incoraggiamento dello Spirito Santo affinché ogni parola possa veramente arrivare direttamente da te per mezzo del tuo Spirito. E quindi ci appelliamo anche a questo. Grazie, oh Padre. Chiediamo queste cose, le chiediamo nel nome di Gesù, nel perfetto nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Amen. 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 Sì, ancora oggi parliamo della parola di Dio e voglio iniziare con questa premessa. Prima ho detto fin quando torni tutto alla normalità. In realtà questa settimana, ma anche nelle settimane precedenti, in radio, ho sempre ascoltato, no? Questa cosa di voler tornare il più velocemente alla normalità. Tutti gli appelli fatti dalla radio indicano proprio questo, no? Speriamo che tutto si risolva presto, si torni alla normalità. E mentre lavoravo e ascoltavo questi messaggi, no? Di speranza alla normalità, mi è venuta proprio così l'idea, no? Ma normalità, cos'è normalità per un cristiano? Va bene, sappiamo cos'è normalità, no? Per una persona del mondo, la quale spera che possa tornare alle sue attività, praticamente di fare le stesse cose che faceva prima. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se prima si comportava in un certo modo e faceva determinate cose, le avrebbe fatte anche dopo e le farà anche dopo, perché così sarà e così è. A meno che uno non impari a capire cos'è importante nella vita, perché in radio ho sentito anche qualcuno che ha detto che proprio in questi momenti è importante quindi comprendere, essere consapevoli delle cose importanti della vita. Quindi quali sono le cose importanti della vita? Cos'è importante per noi? E soprattutto cos'è importante per Dio? Ecco, se noi siamo dei buoni cristiani, se siamo quindi dei buoni seguaci di Cristo, non dovremmo fare altro che seguire quindi quello che sono le sue indicazioni. Le sue indicazioni le troviamo nelle scritture, come sempre, nella sua parola, quella che ci è stata indicata attraverso lo Spirito Santo. E a questo riguardo, lo Spirito Santo, sì, mi ha parlato e mi ha dato questo versetto che, sebbene sia conosciuto, l'abbiamo letto tante volte, chissà, lo so, a molti di noi lo conoscono a memoria, ma mi è subito ritornato alla mente. Questo versetto si trova in Seconda Cronache, al capitolo 7, versetto 14, lo vogliamo leggere, lo leggiamo insieme. Quindi dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo,
perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Che versetto meraviglioso, un versetto grande, un versetto dalla quale possiamo veramente trarre, l'insegnamento che serve a noi che siamo il suo popolo, il popolo di Dio, il popolo che si è scelto. Noi non siamo più il popolo di Israele di quei tempi, ma siamo la Chiesa di Cristo, siamo coloro che sono stati scelti, scelti per amarlo, per servirlo, per adorarlo. E sapete, lui vuole benedire il suo popolo. Lui ci tiene a me, ci tiene a te, ci tiene a tutti coloro che sono i suoi. Però non solo, lui veramente tiene a tutte le creature del mondo, perché lui li ha creati con le sue mani, con il soffio della sua bocca. Quindi lui vorrebbe che tutti gli uomini siano salvati a mezzo della sua parola e che tutti gli uomini possano credere, tutti gli uomini possano avere la fede e quindi lasciarsi andare nelle sue mani, nelle sue braccia. E Dio, in tutto questo ci vuole quindi, benedire, ci vuole dare il meglio. Però pone una condizione. Questa condizione quindi si trova in questa parolina piccola che iniziano con il versetto 14, se. Quindi questo se pone davanti una scelta. Se il mio popolo, se coloro che mi amano, se coloro che su cui è invocato il mio nome, quindi faranno determinate cose, allora io risponderò in questa maniera. E quindi seguiamo un po' le parole chiavi come quella dell'umiliarsi, si umilia, si umilia. Quindi a questo proposito sono andato a cercare alcuni versetti, e ce ne sono tanti che parlano di umiltà nella Bibbia, ma uno in particolare mi ha fatto riflettere. Si trova in Sofonia, capitolo 2, versetto 3. Dice questo: cercate l'Eterno voi tutti, umili della terra, che praticate la sua legge. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà, forse sarete nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno. Cercate l'umiltà, e questa parola mi ha un po' toccato, che effettivamente no, abbiamo bisogno di cercare l'umiltà. Quindi attraverso la ricerca dell'umiltà c'è una risposta, la troviamo già in questo versetto. Dice: forse sarete nascosti, nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno. Tante volte abbiamo sentito parlare dell'ira dell'Eterno. Che l'ira dell'Eterno va a cadere sopra gli ingiusti, sopra coloro che diciamo non si sono arresi a Dio e diciamo a quello che Dio ha preparato per loro. E infatti, a questo proposito, mi sono segnato: nascosti in Cristo. Sì, perché noi credenti in quest'era siamo nascosti in Cristo, perché abbiamo creduto in Lui, abbiamo creduto che il sangue, quindi dell'agnello, ci ha purificato da ogni peccato e quindi abbiamo questa benedizione da parte di Dio. E quindi anche in quel giorno particolare noi saremo nascosti in Cristo Gesù. E grazie a Dio anche per il fatto che Dio ci apre il cuore in modo che possiamo veramente essere umili davanti a Lui. E quindi rispettiamo anche questa componente molto importante, l'essere umili. Poi c'è un'altra parte che parla della preghiera. Si umilia, quindi prega, prega. E a questo proposito ancora mi rifaccio all'Apostolo Paolo, dove in Filippesi 4, al versetto 5, dice delle cose e dice che il Signore è vicino. Infatti abbiamo già parlato l'altra volta che il Signore sta tornando e ci sono tutte le prerogative per questo fatto, quindi aspettiamo il Signore. Ma nel momento in cui aspettiamo il Signore, dice
Non siate in ansietà, versetto 6, per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, non perché Lui non conosce, ma perché vuole esattamente che noi esprimiamo il nostro desiderio, la nostra necessità. Dice, mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Il ringraziamento è molto importante, sempre. E otteniamo, qual è la benedizione che otteniamo? Attraverso questo versetto dice, e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E quindi la pace di Dio è quella che ci riempie il cuore veramente. Quindi ad ogni cosa che noi facciamo, ogni direzione che noi prendiamo in Cristo, noi otteniamo dei benefici, sempre, ogni volta otteniamo un beneficio. Quindi un'altra parola importante, quindi un'altra di quelle che potremmo chiamare variabili, è la parola cercare la sua faccia. Cerca la sua faccia. È importante questo, cercare la sua faccia. Il versetto 3 dello stesso capitolo 7, dice che tutti i figli di Israele, quando videro il fuoco scendere e la gloria dell'Eterno posarsi sul tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento e adorarono l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. E poi dice, poi il re e tutto il popolo offrirono sacrifici davanti all'Eterno. Sì, perché qui si parla proprio della dedicazione del tempio, si parla di quando Salomone pregò, fece questa preghiera, diciamo, di ringraziamento a Dio, ma anche per il popolo. E questa che stiamo leggendo è praticamente la risposta di Dio a Salomone per il popolo. Però nel frattempo qui vediamo un popolo ben unito insieme al suo re. Quindi adoravano Dio, quindi cercavano la presenza di Dio e quindi stavano facendo anche sacrifici, no? Per dichiarare questo. Quindi non solo a parole, ma anche a fatti. E quindi Dio stava rispondendo e Dio risponde a coloro che hanno proprio la buona intenzione di andare a Lui, di cercare la sua faccia, di adorarlo, di cercare la presenza di Dio. Questo è molto molto importante. Poi un'altra parola ancora molto importante che troviamo nel testo è torna indietro dalle sue vie malvagie. Ecco un altro punto, il quarto punto importante è questo tornare indietro, no? Quindi fare un dietrofront alle vie malvagie qualcuno potrebbe dire quali vie malvagie, no? Bene, la scrittura dice che ognuno di noi comunque non può sottrarsi a ciò. Nessuno di noi può dire io non ho peccato, io non ho mai sbagliato, io non devo tornare indietro da nessuna via malvagia. Tutti quanti abbiamo bisogno, in un modo o nell'altro, chi in una maniera e chi nell'altra, abbiamo bisogno di fare un dietrofront. Anche noi che siamo stati salvati, anche noi che siamo stati già veramente rigenerati, abbiamo bisogno sempre del Signore, abbiamo una qualche area dubbia, abbiamo una qualche area in cui dobbiamo fare veramente retromarcia. A questo proposito, mi è piaciuto tanto un versetto che si trova sempre in Secondo Cronache, però al capitolo 15, versetto 4, dice: ma nella loro avversità sono ritornati all'Eterno, il Dio di Israele, l'hanno cercato ed egli si è fatto trovare da loro. Egli si è lasciato trovare da loro. Che bello sapere che se tu torni a Dio, se noi torniamo a Dio, lui si lascia trovare. Sempre lui si lascia trovare. Questa è una cosa bellissima. Quindi anche qua troviamo a questa richiesta. Troviamo nell'esecuzione della richiesta, troviamo sempre una risposta, la risposta di Dio che sul fatto che si lascia trovare. E quindi abbiamo la certezza che in Cristo Gesù possiamo ogni cosa. Ora,
Abbiamo letto queste quattro variabili, quindi umilia, se preghiamo, se cerchiamo la sua faccia, se torniamo indietro, allora, il se è ad allora che abbiamo tanto parlato molte volte, quindi allora abbiamo una risposta, la risposta di Dio con le sue benedizioni. Cosa farà Dio se noi facciamo le cose che Lui ci chiede? Lui dice che ascolterà. Lo dice la sua parola, quindi dice, ascolterò dal cielo. E noi sappiamo, ci sono tanti versetti, ci sono molti versetti in cui lo stesso Davide dice, grazie Signore, ringrazia Dio perché dice tu hai ascoltato le mie preghiere. Quindi in caso di necessità, di stretta, Dio risponde. Ma prima di rispondere deve ascoltare una preghiera. E quindi quello che abbiamo detto prima. Mentre noi preghiamo, lui risponde. C'è un fatto che il versetto 15, che viene dopo, dice: Ora i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo, in questo tempio, e per questo tempio io sono attento alla preghiera, quindi risponderò, no? Anche in modo positivo con le mie benedizioni. Ora c'è un'altra cosa, e questo lo troviamo in Geremia, capitolo 11, versetto 11, dove dice che essi grideranno a me, ma io non li ascolterò, perché non sono stati attenti al richiamo di Dio. Quindi non sempre Dio risponde. Dio risponde quando noi mettiamo avanti il fatto di umiliarci, di pregare, di cercare la sua faccia e di tornare indietro dalle proprie vie malvagie. Infatti la scrittura dice in questo ambito che loro non tornarono indietro dalle loro vie malvagie. Ecco perché Dio non li avrebbe e non li ha ascoltati. Un'altra parola bellissima che conosciamo molto bene e dice perdonerò il vostro peccato. Perdonerò, dice perdonerò il suo peccato. Egli è pronto a perdonare il tuo peccato, a perdonare il mio peccato. E a questo proposito voglio solo così ricordarvi, ma voi lo sapete benissimo, in Primo Giovanni capitolo 1, al versetto 7, ma ancora prima parla, no? Parla che Dio è luce e anche noi dobbiamo essere luce e dobbiamo camminare nella luce. E se noi camminiamo nella luce, il sangue di Gesù è quello che ci purifica da ogni peccato. Poi se andate avanti, voi sapete benissimo, versetto 8 dice che lui è fedele, giusto, da perdonarci, da purificarci da ogni iniquità. Quando noi confessiamo il nostro peccato, se non confessiamo il nostro peccato, lui non potrà fare questo, non ci potrà benedire. E poi il versetto 1 del capitolo 2 segue, no? Che Gesù Cristo, sì, Gesù Cristo è il nostro avvocato, lui è il nostro avvocato che siede alla destra del Padre, lui si prende cura di noi, non ci dobbiamo preoccupare, l'importante è fare il ritorno, ritornare a lui e quindi fare questa decisione, dobbiamo decidere di servire il Signore, quindi in modo attivo, non solo passivo, non è sufficiente che io ascolti un bel canto, o che io venga in chiesa o faccia una cosa piuttosto che l'altra. No, Dio vuole che noi mettiamo in azione i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti sono proprio questi, quelli che abbiamo appena citato, quindi che sono secondo la Sua parola. Ora, l'altra parola dice: E guarirò il suo paese. Anche questo è molto interessante. È interessante perché. E Gesù nel capitolo 4 di Luca dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Il capitolo 4, versetto 18, infatti dice perché? Perché mi ha unto per fare determinate cose. Che cosa? Quindi per evangelizzare i poveri, per guarire quelli che hanno il cuore rotto, proclamare la liberazione ai prigionieri, affinché i ciechi possano recuperare la vista, rimettere in libertà gli oppressi, predicare l'anno accettevole del Signore, tutte queste cose. Dice: Lo Spirito del Signore è sopra di me,
affinché io possa fare determinate cose. E Gesù l'abbiamo avuto, Gesù è venuto per fare questo, Gesù è presente per fare questo, lui è disposto a fare questo, quindi a dare la giusta risposta. E voglio ricordare un'altra cosa, voglio ricordare che questa chiamata ce l'abbiamo anche noi. Sapete, capitolo 9, versetto 1 dice: poi è chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni, e i demoni sopra tutti i demoni, e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Quindi anche noi abbiamo autorità, quindi nel nome di Gesù, quindi di pregare e quindi di dichiarare vittoria, la vittoria. Quindi non solo il Signore Gesù è venuto, lui è venuto, ma è venuto ad insegnarci e quindi a darci autorità, che quello che lui ha fatto lo possiamo fare anche noi. Ora, che bello sapere che Dio è grande, Dio è meraviglioso. E voglio concludere con questo, il versetto 16, dove dice: perché ora ho scelto e santificato questo tempio affinché il mio nome vi rimanga per sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Sta parlando del Tempio di Salomone, ma oggi il Tempio di Salomone non c'è più. C'è un altro Tempio, il Tempio di Dio è il nostro cuore. Quindi lasciamogli libertà. Permettiamogli a Lui che veramente le sue benedizioni possano verificarsi in noi quando noi gli diamo tutta la libertà di agire nella nostra vita. Quindi dobbiamo essere attivatori della sua potenza e non solo consumatori delle benedizioni di Dio. Questo è quello che Dio ci vuole dire attraverso questa parola. Quindi attivatori della potenza di Dio, perché Lui ci ha fornito ogni benedizione celeste in Cristo, e ce l'abbiamo perché siamo Suoi figliuoli e perché Lui ce ne ha dato l'autorità, e noi ce la prendiamo, ci prendiamo ogni benedizione che viene dal cielo nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica. È stato bello, la sua parola è bella, è meravigliosa, e ce la teniamo per noi, ce la prendiamo per noi, e quindi camminiamo con Lui secondo la sua parola, secondo le sue indicazioni, e quindi di fede in fede ci fortifichiamo nel Signore. Amen. Terminiamo così con una preghiera, e quindi ci rivolgiamo a Dio e diciamo: Padre, grazie per la tua parola, grazie per i tuoi insegnamenti, grazie perché tu sempre, da sempre, ci hai indicato la via per venire a te. Oh Signore, chiediamo perdono realmente, con umiltà, che i tuoi insegnamenti veramente possano essere ben chiari e definiti in noi, che ti possiamo seguire veramente con ogni umiltà, veramente ci possiamo umiliare, possiamo pregare, possiamo cercare la tua faccia, possiamo tornare indietro dalle nostre vie malvagie. Possiamo fare queste cose essendo consapevoli che servire te non è inutile, ma attraverso ciò tu ci vuoi benedire, e lo vuoi fare in un modo meraviglioso, in un modo grandioso. E quindi noi ci aspettiamo che anche in questo tempo, un tempo difficile, ma non è tempo difficile per te. Il tuo tempo non sempre è il nostro tempo. E quindi, oh Signore, abbiamo bisogno di entrare nella tua logica, nei tuoi pensieri, pensare come tu pensi. Se fin dall'inizio abbiamo detto: cos'è normalità per te, oh Signore? Molto probabilmente la normalità per noi non è la stessa normalità che è per te. Molti di noi non desiderano altro che tornare al momento in cui eravamo prima e fare le stesse cose che facevamo prima. Ma, oh Signore, diciamo: perdonaci. Da oggi in poi vogliamo dire sì, ritorniamo alla tua normalità, al fatto che seguiamo le tue orme, seguiamo le tue indicazioni, seguiamo quello che tu hai da dirci, e quindi possiamo fare attraverso la tua parola un vero ritorno a te, e che veramente tu possa dare la risposta non solo a noi,
ma anche a questo mondo intero. Oh Signore, questo mondo intero ha bisogno di vedere la Tua gloria, ha bisogno di vedere veramente la manifestazione dei Tuoi figlioli. Quindi ci vogliamo impegnare anche noi, impegnare nella preghiera, ci vogliamo impegnare affinché questo mondo Ti conosca di più e sempre di più e possa venire alla conoscenza della verità. Questo è poi quello che Tu desideri, lo desideriamo anche noi, tutti quanti lo desideriamo, affinché un giorno nel cielo, tutti insieme, lì faremo festa. E sarà una festa meravigliosa, sarà una festa grande. Grazie Padre, grazie per la Tua parola, questo possa essere veramente messa nel nostro cuore, affinché la possiamo ruminare, fare nostra, e che lo Spirito Santo ci dia ancora di più, più chiarezza, più luce, e quindi possiamo fare sempre più nostra la Tua parola, affinché giorno dopo giorno, istante dopo istante, possiamo veramente compiacerti in ogni cosa secondo la Tua volontà. Grazie, oh Padre, ti diamo queste cose nel nome di Gesù, il Tuo figliuolo, benedetto in eterno.